La prima idea che ha condizionato la scrittura di documenti Prego è una riflessione sul senso di colpa, che è uno dei grandissimi argomenti, diciamo, di una altissima letteratura. Però, per quanto mi riguarda, tutto parte da un episodio realmente accaduto. Durante un viaggio di ritorno notturno verso casa, mi fermo in un autogrill per bere un caffè e all'uscita mi rendo conto di aver parcheggiato la macchina sulla piazzola riservata ai disabili in maniera assolutamente incosciente, senza ovviamente averci pensato prima. Il parcheggio era completamente deserto, quindi non ho rubato il posto a nessuno, però è stato sufficiente quel momento per rimettere in macchina e pensare alle possibili conseguenze, ovviamente surreali, di un evento del genere. Questo pensiero si è tirato dietro, se posso dire così, una serie di riflessioni che sono state il terreno di coltura su cui Documenti Prego è nato, dove il senso di colpa, che comunque credo sia un sentimento dell'animo o della psiche che ciascuno di noi coltiva in maniera più o meno ossessiva, il senso di colpa appunto è diventato il motivo determinante, diciamo, di questa storia. Dicevo, estremizzato, raccontato in maniera estremamente surreale, perché poi l'avventura del personaggio interprete di Documenti Prego va verso una sorta di percorso kafkiano, quando viene portato in questa sorta di struttura in cui è costretto a confessare una colpa, che peraltro, diciamo, non ha commesso, ma solo dopo averla confessata potrà subire il relativo giudizio, la relativa condanna e ritornare poi ad essere libero. Quindi si trova all'interno di un percorso circolare dal quale ben difficilmente riuscirà ad uscire.